conosce Dante, che c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange. Siamo qui alla Villa Comunale di Scampia per il progetto Grande degli Artisti, siamo qui con il sindaco De Magistris. Allora, di questo progetto cosa ci può dire? È stata un'iniziativa molto innovativa, molto creativa, interessante, fatta da Alessandra Clemente, l'assessore dei giovani, che si conclude qui nel Parco di Scampia, uno dei parchi più belli della nostra città, attraversato tutto il mese di giugno. Sono una serie di micce di vita che noi sistemiamo nella nostra città. Questi luoghi devono vivere sempre. Guardate che cos'è stasera questo parco illuminato, dovrebbe essere la normalità, quindi noi vogliamo dare un segnale di normalità nei quartieri della nostra città, puntando soprattutto sui giovani e con la consapevolezza che può essere un preludio importante per quest'estate, per i tanti napoletani che rimangono nella nostra città e i tantissimi turisti che stanno venendo a Napoli. Secondo lei, appunto, questa scelta della location Scampia è giusto dare, diciamo, rivalorizzare questi giovani di questo territorio che appunto si sa che è una lotta continua alla criminalità? Ma oggi Scampia è Napoli, infatti qua ci sono tante persone e tanti giovani che vengono da altri quartieri. Io credo che i napoletani devono amare spostarsi nella città. È un po' brutto che quelli del Vomero non conoscono la sanità, quelli della sanità non conoscono il Rione Traiano. La città bisogna viverla tutta, quindi io credo che oggi qua sono venute tante persone anche da fuori, incuriosite, a vedere che in realtà Scampia è molto più bella di quella che un certo pregiudizio e un certo folclorismo mediatico certe volte vuole evidenziare. Sì, perché molti pregiudizi, appunto, di dire, cioè, Scampia, perché arrivare qui questa iniziativa? I problemi ci sono tanti a Scampia come in altre parti della nostra città, però ci sono tante cose belle, le cose belle bisogna conoscerle, bisogna andarle a vivere, bisogna confrontarsi. È molto brutto il pregiudizio, cioè di quello che non vuole approfondire, non vuole capire, non vuole conoscere le contraddizioni. Qua non è che è tutto un paradiso, sono tanti problemi, c'è anche un pezzo d'inferno, come in tutti i quartieri anche della nostra città, però io credo che la stragrande maggioranza dei napoletani e dei napoletani di Scampia sono persone non solo per bene ma anche molto impegnate per la città e per il loro quartiere. E per il Clan degli Artisti, secondo lei è un'iniziativa che può continuare appunto al di là del Giugno dei Giovani? Sì, come no, assolutamente sì, ma le iniziative che noi mettiamo in campo sono tantissime. Poi di volta in volta noi ci alimentiamo sempre di idee nuove, come qua, no? Basta vedere questi stand, stanno tante idee e da quelle idee nascono altri progetti. La creatività è il nostro DNA. Bene, ringraziamo il sindaco De Magistris e per Federico TV è tutto. Non so che fare tu, vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star male.